crediamo abbiamo bisogno di aiuto, tendiamo ad attaccarci a qualcuno. E quello che si sviluppa nel sistema di, in questo sistema di attaccamento, che poi è il sistema di attaccamento primario con le figure di accudimento primari, è che diciamo, tra letteratura scrive che sono i genitori, madre, sì, perché oramai ci sono anche famiglie, per esempio, famiglie del Sud America che hanno, per esempio, negano i nonni, magari questi bambini che sono i nonni, quindi quando parlerò di figure di accudimento o a volte leggerete. Faccio una premessa, le slide sono alcune fatte per colleghi, quindi poi le spiegherò, quindi non è che io non capisco perché le ho estrapolate qua e là, alcune rifatte, alcune però sono state fatte per colleghi. Quindi l'avere fatto un'esperienza sicura di questo legame di attaccamento, poi vedremo che cosa significa in pratica avere un'esperienza sicura di queste figure di accudimento. La risposta comportamentale, in che senso? La prontezza.
Vado lì dopo un quarto d'ora, dopo mezz'ora, subito, appena fai il primo respiro, vado subito lì. Ecco, in sostanza. E la concretezza. Rispondo con una voce tranquilla, accudente, calda, oppure sono scocciata? E capita pure questo. Cioè, allora, sia chiaro, qua non è che capita delle volte che mi vedo morta se metti i tappi. Thank you.
svegliarsi la notte, dice quando fermo dormito, di fila 6 ore, ma comincia a svegliare ogni ora. Oddio com'è, che semplicemente che controlla se la figura c'è. Ok, è normale. E anche se poi a ogni età c'è un cambiamento, ci sono essere tornati indietro, in realtà è normale, perché regola. Per ogni progresso, per ogni autonomia c'è un regresso. Quindi è così. E lo porta un po' indietro per sentirsi un po' possibile. Tolgo il ciuccio, magari si rifà poi di qui sotto la notte. È normale. E c'è una ricerca attiva qui proprio della figura del cambiamento, c'è la paura dell'estraneo. Ok, questa un po' la faccio adesso, questa è un po' la faccia di voglio mamma, no? No, questo non lo voglio mamma, un po' la faccia. È quella. E c'è una ricerca veramente attiva qui, con una discriminazione reale, per cui se il bambino 8-9 mesi viene preso in braccio all'improvviso da un estraneo, insomma, non è tanto felice. Qui inizia a strutturarsi qualcosa, cioè il bambino non cognitivamente consapevolmente inizia a dire ma forse se ho questo comportamento la figura d'accudimento risponde così, no? Non sempre a livello cognitivo, però inizia a farsi degli schemi mentali e che si chiamano ricordo interna in qualche modo, cioè dei modelli di lavoro interni, si iniziano a costituire proprio delle memorie e delle aspettative che riguardano se stessi e gli altri, cioè io sono amabile, sono degno di accudimento perché la mia figura di accudimento mi risponde, ok? Oppure no, perché non mi risponde. Iniziano dei meccanismi proprio e i bambini mettono in atto dei veri e propri programmi di regolazione, quelli del come della reazione. Cioè, quando un bambino ha qualche difficoltà di qualsiasi tipo, è a scopo di mantenere la relazione con la figura di cui ma anche un comportamento sano, perché sono comportamenti sani, cioè i bambini a questo punto dicono, ok, mia mamma risponde sempre, per cui io chiamo sempre, cioè chiamo sempre, ok? Intanto viene sempre e chiamo sempre, ok? Quindi si fanno proprio dei programmi, iniziano proprio dei comportamenti specifici per mantenere la relazione con le figure di accudimento. E si costituiscono tre macro aree, queste sono tre macro aree, ok? Quindi non leggo tutto l'altro perché questo è proprio per colleghi, quindi. Comunque, c'è un attaccamento che si chiama, ci sono dei livelli, sono sfumati, cioè quello che dovete pensare, sono dei tempi ci poi dovete pensare a 2, 1, 2, 3 fino a sfoggiare. Sono tre macro aree, A, B e C come tipi di attaccamento. E sono veramente sfumati, alcuni dicono, oddio, ma io me lo ritrovo qua, oddio, ma me lo ritrovo pure un po' qua, allora vuol dire che va bene, nel senso che a volte si attacca di più, a volte di meno. Quindi è tutta una sfumatura. Fondamentalmente se uno non rileva problemi, probabilmente i problemi non ce ne sono. Cioè, anche se voi vedete qua che la bambina sta in un'area, ma a volte in un'altra, però quel giorno stava in quella, non niente, nel senso che è normale, così insomma, dipende anche dai momenti. Se un inserimento all'asilo, il primo distacco, quindi insomma, è normale che ci possa essere una regressione. Quindi, però ci sono dei modi in cui poi però i bambini si strutturano in quel senso, cioè dice vabbè, ok, la misura di mi risponde così, io mi comporto così, con il mondo esterno non ho comportato così, ma ho imparato quello, si comporterà così, in quel modo. Più o meno, perché ricordiamoci i famosi post-it che vengono attaccati, quindi potrebbe incontrare una maestra particolarmente, un genitore poco prudente, poco responsivo, risponde poco alle richieste, potrebbe incontrare una maestra invece molto attivata, per cui a scuola questo bambino non c'è una difficoltà, ok? Di nessun tipo. Il web sarebbero quei modelli interni che si costituiscono. Allora, insicurabitante vuol dire un se, quindi adesso si fa un pallone terribile, ma in realtà, cioè il bambino in sostanza che dice vabbè, me la devo un po' cavare da solo, perché fondamentalmente se io mi amo scoccio, quindi è meglio se un po' me la cavo da solo, ok? Apro di nuovo parentesi, se io la sera torno, dopo 8 ore di lavoro e non ce la faccio più, e mamma, beh, voglio dire, no, guarda, la televisione, metto un attimo, faccio la doccia, la riprendo, voglio dire, non è che uno deve stare sempre, anche perché diventa faticoso, insomma, quindi, ok, chiudo parentesi. E quindi, però, il bambino qui proprio dice,
zero, di nessun genere. Okay? Quindi c'è proprio una repressione del sistema innato di attaccamento, cioè quel sistema di attaccamento. Quindi la legge, lasciamo stare perché dà una ragione risposta, anzi, e questo fa per mantenere la relazione. Io lo chiedo perché se chiedo scoccio, e quindi per mantenere la relazione sto zitto e buono. Poi vedremo le varie sfumature di questi bambini. Allora, la figura di attaccamento è connotata da inclusività a volte, in che senso? Non è inclusivo, come poi vedremo un altro tipo di attaccamento. È tutto sugli ordini, fai questo, fai quello, fai, è molto sugli ordini pratici, ma la parte emotiva non è mai, in questo tipo di attaccamento è poco o nella fascia più estrema, non è contemplata, quindi non c'è mai proprio la parte emotiva non compare. Poi vedremo anche i filmati, la parte emotiva non compare, ma neanche fisicamente, quindi l'abbraccio, stanno un po' in uno per conto suo, no? Non sono molto, a livello emotivo non sono molto attivati, ma anche con le parole, per cui se il bambino è arrabbiata non viene mai verbalizzata l'emozione, invece è importante verbalizzare al bambino l'emozione, perché se il bambino è arrabbiato, mamma sei arrabbiato, perché ti sei arrabbiato? Perché piangi? Sei triste? Ha dato una spinta al compagno, ma glielo diciamo noi, glielo insegniamo noi le emozioni. Qui proprio la parte emotiva non è. E inclusività è proprio in questo senso, cioè molto, insomma, fai questo, fai quello, spostamente, devi fare questo e poi non si spiega perché, però, ok, che in alcuni casi, se io non devo toccare il veleno, la bottiglia del veleno, non devo toccare, appunto, perché è velenoso. Se continui a toccarla, no, appunto, riesco a comportare in Italia, ok? Specialmente sotto capriccio, se un bambino è sotto capriccio, lì non si può spiegare, cioè lì è comportamentale, lì no, fermo, toccato, quando si calma si spiega, no? Chiedo scusa, posso provare ad accendere la luce perché c'è troppo... non riesco a inquadrare bene la... Non so se poi vedo... È logico, cerco di accendere la luce per non dar fastidio. Sì. Grazie, scusa. Bisogna anche vedere la quantità di risposta, non solo la quantità, insomma.
bambini sono di esplorare l'ambiente, perché non potendo stare centrati sulla figura di apprendimento, sono in qualche modo, come vedremo poi nella prescolare, i bambini iperattivi, che non riescono a stare seduti, non riescono a entrare in scuola, c'è anche un'altra variante, però con un altro tipo di attaccamento. Questi bambini l'attivazione sull'ambiente esterno la usano perché non possono concentrarsi sulla relazione, cioè non ce l'hanno, quindi la usano come distrattore. E come per esempio consigliere dell'inserimento all'asilo nido, se questi bambini vengono messi in proprio per una strange situation, una situazione standardizzata e in cui un bambino viene fatto entrare con la mamma in una stanza di giochi, arriva all'esterno, dopo un po' la mamma esce, poi entra ed esce la mamma e l'esterno, ok? Questo gioco qua però torna, poi vedrete. Questi bambini si buttano letteralmente sull'ambiente, iperesplorando, non guardano più la figura di apprendimento perché non hanno proprio più. Allora, l'asilo nido, per esempio, se ne vedete, uno, due, tre, quattro, le prime volte è la curiosità, su cui è normale. Poi però non sono mai concentrati questi bambini sulla figura di apprendimento, quasi mai, non la ricercano. Sto parlando di livelli estremi, poi ci sono qualche fascia, poi le vedremo. Quelli nella fascia estrema sono quelli dei bambini da pensiero, quindi vedete uno dice no, dove lo metti scala? È come quello dove lo metti lo sta, nel senso la stessa cosa, dove faccio la stessa andata. Ok. Il bambino sicuro si percepisce pieno di amore e di attenzione, quindi è un bambino che esplora, è un bambino free, cioè il genitore è free, il bambino è un genitore abbastanza disponibile. Sempre nella media, perché capita quel giorno e quell'ora che non è possibile proprio, siamo umani, quindi io sono un genitore sempre free, benevolo, disponibile, non è buona, non sarei buona. E quindi il bambino esplora, ritorna tanto intanto alla base sicura. Poi come vedremo nei filmati, per esempio, quando esce la mamma, il bambino ha come se non fosse successo nulla. A livello comportamentale, questo qua sta di fatto negli studi fisiologici, il bambino è attivato invece, cioè c'è un'attivazione proprio fisica, emotiva, quindi un aumento della frequenza cardiaca, la sudorazione, tutta una serie di segnali che dicono che il bambino si è accorto che la figura si è allontanata, per un motivo che dicevo prima, non si può aggrappare perché non può, è imparato, non può. E quindi diciamo state tranquilli perché l'80%, l'85% dei bambini hanno un attaccamento sicuro, per cui c'è questo. L'altro tipo di attaccamento, se vogliamo, tra virgolette, il contrario di A. In che senso? Allora, il bambino in questo caso non si sente rifiutato come A. Allora, qua parliamo di matematica, poi vediamo le sfumature, non si sente. Una mamma voglio stare con te, non mi lasciare.
del genitore e quindi anche il bambino molto che è aggrappato. Questi bambini non esplorano, sono quelli che esplorano poco, che rimangono sempre attaccati, perché chiaramente il senso qual è? Se questa è legge che quando gioco le mani poi mi dicono non c'è più, io rimango attaccata, perché io non so se effettivamente non rimane o non rimane, perché il senso non è questo. Ma questo, al di là dell'attaccamento della patologia del sintomo, è una cosa che insomma, probabilmente istintivamente avrà fatto anche io, chi lo sa, nel senso che magari lo fa perché dice, vabbè, piange, giustamente non lo vuoi fare, piange, magari lo stress, per cui quindi dico che sto lì a giocare con lui e poi scappo via. Insomma, carica, l'importante è che questa ambivalenza non sia continua, cioè che il genitore ci sia e non ci sia, veramente rimane nel mio intento. Allora, questo era molto veloce, perché sono situazioni veramente molto gravi, quindi qua parliamo di situazioni di abusi, si chiama disorientato, quindi quella situazione che poi vedremo che vi dicevo, ma non si deve filmare più, ma assolutamente, sono proprio vittime, comunque sono bambini vittime di abusi, di maltrattamenti, bambini, insomma, sono situazioni abbastanza gravi, insomma, non comuni, anche se i giornali ci bombardano, non sono poi così comuni queste situazioni. E quindi il bambino veramente sviluppa, allora c'è, cioè, immaginate che da un lato questa figura che deve dare conforto, allo stesso momento una figura terribile, proprio terrificante, ok? E quindi questa figura è, vedete, questo bambino è proprio discrescere disorientato, perché chiaramente la figura che vede l'accudimento è anche terrorizzante, un maltratto. Quindi sono situazioni veramente, veramente gravi, ok? Quindi sono un po' sul bambino, più sul sono cattivo, sono un bambino cattivo, ma in maniera molto pesante, insomma, ok? E di solito sono genitori che hanno volta, che per assicurare li ho conosciuti, quando sentite queste storie ci cioè, vogliono fare tutti fuori, questi genitori, queste persone, in realtà sono persone che io non vedo al 100%, ma quasi hanno subito per una volta, è l'unico modo che conosco le relazioni, perché hanno avuto quella relazione che insomma quasi non dico al 100%, ma forse con un 95%, sì, insomma. Poi se non va a vedere, quando lavoro con questi bambini c'è sempre un corso di genitori, perché questi genitori hanno veramente sono casi che quando poi vai a costruire una storia di attaccamento ecco, lo metto giusto per informazione per questi casi, insomma, se no di solito sono casi veramente più marginali, ma se con i telegiornali e i media sembrano che ci siano casi a volontà di questi, insomma. Questo è un po' quello che vi dicevo prima, cioè quello che il bambino stabilisce nei primi mesi, nei primi anni di relazione, il bambino si forma uno schema cognitivo, cioè dice ok, allora nella relazione con l'altro io devo comportarmi così per mantenere la relazione e quindi lo va a praticare anche fuori, perché io quando esco poi fuori, quindi in asilo, la scuola, mi comporto così, perché quello visto, ok? Nello specifico. Questo è quello che vi dicevo, sono le sfumature. Allora, questo è là, quello che vi dicevo prima, quindi il genitore distanziante a vari livelli, sempre non un genitore, ci può stare un genitore totalmente distanziante, però comunque diciamo che qui fondamentalmente è la parte motore, che proprio non c'è, guardate, proprio non c'è proprio, non si parla mai di questo tipo di del bambino, cioè non dice mai, ma se arrabbia, non si mai si delinea il bambino con degli aspetti emotivi, mai, sempre sul comportamentale e sul pratico. Ok? Quindi ci sono bambini totalmente inibiti, sono i bambini che quelli famosi con i menti stanno, ma questo significa che i menti stanno, cioè i menti stanno lì, non giocano con nessuno, e hanno lo stesso gioco per 5 ore di fila. E finito chiuso, ok? Finito, quindi questi sono tutti quei bambini. E poi ci sono i bambini che sono, allora, questa è la prima infanzia, ok? Quindi la primissima infanzia fino a 2 anni più o meno. E ci sono quelli ancora un po' speranzosi, quindi qualche volta la vicinanza la ricercano, magari
magari cerco di mantenere vicino il cintura a tutti i costi, non mollo, a seconda delle situazioni, mi sono proprio appunto disorientati. Il bambino, anche qui, non è che il bambino va sempre. Allora, io di B3, non lo so se per il lavoro che faccio, che sarebbe quello proprio da parlare, io finora non li ho conosciuti, cioè, non lo so, forse esistono, però insomma io non li ho incontrati. Quindi c'è il bambino quindi sicuro di sentato, allora quelli sopra, quelli più due, diciamo, proseguono là, no? Quindi stanno vicino là. È un po', poi magari se non lo fa vedere qual è il senso. Ecco, questo è il senso, no? Cioè c'è un continuum, perfetto, questo è appunto sono slide che ho fatto per colleghi, quindi non mi sono fermata e leggerò tutto. Però è questo che quindi uno può stare tra B1, B2 o B2, insomma non è una cosa molto, molto netta e definita, ecco. A volte lo è. E quelli che non intervengono, arrivano in terapia e dicono, il mio problema è questo. Più arrivo, più significa che c'è un problema delineato e quindi riesce poi a occupare la fascia. No, insomma, le fasce, le bozze. Quindi cioè, ci sono questi bambini che assomigliano più alla madre, cioè si sentono sicuri nella relazione, non sono bambini però magari molto piccoloni, magari che si attaccano, molto fisici, però magari guardano la mamma, quindi o il papà, o la nonna, o qualsiasi figura di riferimento, quindi la guardano, cioè solo con l'occhio, un sorriso, si rassicurano, anche se non... anche senza particolare prossimità fisica, ma anche con una rassicurazione vocale o con lo sguardo. E qualcuno invece un po' di più, magari che quando li lasci non hanno nessuna segnalazione, non hanno nessuna segnalazione emotiva e proprio
parte di un laboratorio, in studio, dove lo stesso sono tutte in lingua inglese, perché insomma, non si sa mai, non è più veloce, non viene in viaggio da 5 anni, ma non si sa mai. Vediamo che parte. Questo è là, quello che, vabbè, la figura già non c'è, è uguale da me. Il lavastino, se vogliamo, quindi. Vabbè, tanto bravo, vabbè, il gioca, poi c'è una voce del collega fuori di Genova, si parla di una foto. Poi le differenze di interazione tra le mamme, guarda, c'era mamma e papà, però uno dovrebbe avere tutti lo stesso studio, questo è visibile, non lo dai in inglese, ho preso gli stessi, questo è l'estraneo che entra. Interazione. Ah!
riuscite a andare. Thank you.
non è più possibile andare avanti con questo, quindi se ho più molte situazioni di questo non è non si consiglia, dice io ti tengo qua, piano, ti tengo qua perché poi non so se è veloce, ok, l'altro non sa, lui no? Allora. Oh, vediamo come si specializzano un po', a grandi linee. Allora, c'è cioè l'altro che è il famoso bambino difeso, quindi è quello che normalmente deve stare, per cui non ha richieste emotive, non chiede nulla, non piange, non dà fastidio, se mostra delle emozioni è perché si vede proprio che sono finte, lo fanno per un piacere. E è proprio, deriva dal famoso bambino del pezzerino, per cui se sta lì, non chiede, non ha bisogno di nulla. C'è poi un altro tipo che è un po' più raffinato in qualche modo e corrisponde a tutto quello che il genitore dice, quindi ha le scelte, sì a tutto, ok, va bene, sì, bravo, almeno bravissimo, è perfetto. Oppure non risponde proprio, nel senso che si inibisce proprio, c'è proprio un vero e proprio ritiro, ok, psicologico, quindi si inibisce completamente. A volte in questa fascia diciamo che tendono a per esempio un genitore di riferimento che tendono a magari essere ambivalenti però mai nelle situazioni di pericolo, per esempio di richiesta di un bambino sta male, ok, in quella fase sono grattati e quindi diciamo sono un po' più sicuri che se uno dice vabbè a me non va, diciamo per quello sono sicuro che risponde sempre insomma, la risposta ce l'ho sempre non a fase alterne. Poi ci sono quelli compulsivamente genitoriali, cioè ci sono bambini che si prendono cura di, ok? Quindi sono bambini non genitori, che si prendono cura di diciamo, genitori, ok? Sono proprio, come posso dire? Questi sono casi ad esempio di gravi depressioni spesso, dove il genitore chiaramente che non è assolutamente attivato, deve attivarsi, deve mantenere la relazione, quindi o se ne sta lì dalla parte con me, come ha netto, quindi se ne sta lì da solo per fa fastidio appunto, oppure deve avere una relazione, va lì, fa la carezzina, porta il bicchiere d'acqua, ma c'è tutte queste cose da accudimento perché chiaramente in qualche modo deve mantenere la relazione, come si dice, se nel momento non va alla montagna, ok? E poi vabbè, come crescono dei. Sono sempre più, alcuni sono compulsivamente compiacenti, ok? È probabilmente un po' intrusiva, per cui deve essere bravo, deve essere mantenere un certo comportamento, insomma, molto sulle richieste comportamentali, insomma, sempre che sul piano emotivo, e qualsiasi espressione negativa del comportamento delle emozioni è assolutamente cassata, per cui non viene accettata la parte emotiva. Negativa, per cui se è arrabbiato, sai, questo bambino non può permettersi assolutamente di essere arrabbiato e niente, non può permetterselo, quindi deve essere compiacente, come faccio con le relazioni? Io sono compiacente, sono perfetto, ok? E questo è un bel senso che il bambino impara, di essere bravo, di dire bene, ok? Tante volte si dice, no? Uno non fa male per cattivare, no? Però, guarda, smettila per bravo, se fai cattivo non ti vuole più bene. Cioè l'affetto dipende da qualcosa, dal mio livello di accudimento, ecco, questa magari sarebbe una frase da evitare perché il bambino è come se dicesse, vabbè, allora questo affetto dipende da qualcosa, cioè dal mio comportamento. Ok, quindi invece quello che. Quindi mai magari dici se sei cattivo non ti vuole più bene, ecco, magari evitare questa frase un po'. Perché per noi magari è una sciocchezza, però un bambino di 4 anni dice, vabbè, mi ha detto che se faccio cattivo non mi vuole più bene, appunto, non mi vuole bene, ok? Oh, poi ci sono questi bambini che vanno a mano, che crescono, quelli che, no, che piano, si ancora
non è che il bambino è per forza, insomma, cioè, è nel cluster del C, c'è qualche difficoltà di sorta, semplicemente vuole in quel momento, ok? Ah, ecco, questi bambini, allora, i bambini non arrivano sempre in terapia e se arrivano sono più problemi scolastici, problemi di apprendimento, problemi di creatività, più comportamentale, perché chiaramente non stanno molto bene, non lo palesano, quindi oppure somatizzano le emozioni, le bruciate dei bambini, ne trovano sempre gli stessi già sono stati in un mondo, con la rovescia, quindi cade i capelli. Quindi attraverso il corpo in qualche modo dicono che c'è qualche emozione da qualche parte che non riesce a essere espressa. Quindi magari possono arrivare. Quelli che arrivano di tutti sono di C, perché poi un po' per l'ansia, poi un po' perché sono bambini sempre attaccati, questi bambini vengono descritti talmente come bambini impossibili da gestire, in che senso? Il genitore dice per me sempre, 9 volte su 10 io mi sento soffocato, io non respiro. Cioè non posso fare come se ci sono i bambini che hanno attaccato, io non respiro. Proprio la pesantezza. Però è proprio fluente la relazione, perché uno non c'ha mai pensieri di chi ha qualche problema.
discorso, l'interazione, è tutto molto, il bambino può fare il capriccio, una mamma con quel papà, una mamma risponde in un certo modo, insomma hanno, diciamo sono abbastanza tecnici, stanno nelle relazioni. Grazie, buonasera. Hai detto tu farà un altro incontro sull'adolescenza o? No, adesso è l'adolescenza. No, sono tra 5 minuti penso, se volete aspettare. Ma sì, dopo questo c'è l'adolescenza. Quindi C invece ha una effettività esagerata, soprattutto la rabbia, ok? Questa rabbia come si sviluppa? Allora, c'è il bambino punitivo e è il bimbo, ok? Il bambino punitivo, allora, ho messo questa foto perché il bullo è la sua vittima, che se ne arriva. Hanno lo stesso tipo di attaccamento, ok? Sono due facce della stessa medaglia, questo qui e questo in adolescenza. Quindi, da una parte abbiamo quello punitivo, quello che quando lo eri piccolo, lo eri a scuola, piccolino, ti metti in avanzaggio, lo fai tutti i colori, insomma, per due ore ti fai vedere la parola che ti hai lasciato, e è nullo, però è un punitivo proprio aggressivo proprio, c'è proprio un'aggressività fortissima. Poi c'è il seduttivo, quello invece che fa gli dolci, ok? Che si sviluppa o come punitivo o come seduttivo, uno dei due. Poi il punitivo diventa quello, il seduttivo diventa la vittima di quello. Quello indifeso, quello gracilino, quello. C'è tutta una parte sul corpo che ha saltato, che faccio con i colleghi, e con i genitori, e proprio sulle posture, sui modi di porsi del corpo di questi bambini, ok? Quindi, quando sentite il bullo non è cattivo, il bullo è un bambino di un certo tipo e la sua vittima è speculare. Il bullo e le vittime si incontrano. Quando si dice che la mia figlia la sua vittima è vero, questo è un rapporto di coppia, è vero, è così. Questo. E poi ci sono quelli che vi dicevo disorientati, sono controllanti o punitivi. Cioè sono bambini così, cioè sono bambini che a un certo punto li vedete che dico non ti permette, allora se un bambino è andato a fare genitore, vabbè, niente. Sono bambini proprio molto controllanti, non ti permette più di dirmi queste cose, cioè sono bambini così che parlano in questo modo ai genitori, sembrano adulti, ok? Oppure estremamente punitivi. Ok, questa è sempre la fascia, vedete che mano a mano che si cresce, più le fasce si allargano, perché sono più specifiche, non le sto per dire di cosa sapete tutte perché non ha senso, insomma sappiate che c'è un ACD, che c'è un attaccamento C e vari in mezzo. Arriviamo all'adolescenza, premessa. Allora, l'adolescenza di per sé non è un sintomo, non è una malattia, è una fase della vita per cui l'adolescente a un certo punto mette in discussione tutto quello che dicono i genitori. Amen. Quando allora, abbiamo pensato con i genitori che non ci guadagno molto perché li mando via con due o tre volte e perché dico grazie a Dio perché se un adolescente fa tutto quello che dite voi non va bene. Cioè non è normale, non è una adolescente normale. Perché? E in adolescenza è normale che tutto quello che andava bene fino al giorno prima si mette in discussione. Si deve mettere in discussione, perché fino al giorno prima io non ero una persona individuata, il giorno dopo da adolescente devo diventare una persona individuata con un carattere, con una struttura di personalità mia, ok? Per cui devo mettere in discussione. Per cui se fino a quell'età i bambini di fatto la chiude, perché lo fa il padre, poi ti fa l'inghio, o peggio viceversa. Se ci sta anche un bambino. Cioè dal punto di vista di bambino, anzi, sicuro. Quindi, in qualche modo è come se dicesse, no, guarda, cioè, un attimo, la camera dell'adolescente. Lasciate le camere degli adolescenti, cioè lasciate in pace le camere degli adolescenti, con quello che c'è dentro, perché in quella fase il bagno no, è di uso comune, il bagno va lasciato pulito per tutti, vale per tutti. La camera a un certo punto scende e vogliono chiudere a chiave. E vogliono chiudere a chiave perché c'è questo spazio è mio. È come se in quello spazio crescesse la sua personalità, so che è dura, lo so, immagino. Però va lasciato nello spazio, ok? Gli adolescenti che sta sul, allora, che sta 8 ore avanti nel gioco, va bene, che sta con noi, va
faccio, mi stravo semplicemente, voglio dire che non sono abituato a questa parte fisica, ok? Diverso il discorso con i genitori, cioè sono appunto non riesciamo a farci un genitore alle 3 di notte, però capita, eh? Alle 3 di notte di nascosto non è già gli altri, voglio dire, tutto sommato. Ok, e non è tutto però. Ok, la promiscuità sessuale, l'adolescenza è un tema sempre più, io qui l'accendo, però è sempre più forte. Allora, qua siamo in mondo, nel senso che un po' è dato l'argomento, perché se noi prendiamo tutte queste scariche dei media che ci propongono sesso da una parte dissociato dalle emotività, ok? Completamente, sono continue scariche sessuali, cioè un adolescente, diciamo, gli ormoni, io adesso non so che la parte biologica, la so, non la so, però insomma, se noi proponiamo continuamente solo la parte fisica, staccata dalla parte emotiva, continuano su quella strada. Qui la promiscuità invece in senso diverso, cioè non potendo accedere a una parte emotiva, okay, accedono a una parte comportamentale, cioè quale? Quella di andare con il primo che capita, perché comunque è una vicinanza fisica. E se parlate con questo tipo di adolescenti, non provano neanche piacere nei rapporti sessuali, nei petti, in qualsiasi cosa, non provano proprio piacere, perché lo scopo loro non è piacere, non è sessuale, lo scopo è di vicinanza fisica, punto, ok? Solo quello, è comunque una vicinanza emotiva, non sanno come fare e magari possono prendere questa strada, ok? E poi c'è quello isolato, appunto, che possibilmente è autosufficiente, che è quello che fa un po' da sé, che non ha grosse, insomma, è come quel bambino che non c'ha mai grosse cose emotive, no? Per cui si fa rabbia, vabbè, però giustifica un po' tutti, non riporta mai grandi cose, insomma. Poi c'è quello C che invece si struttura verso il ritratto, in realtà diventa o il famoso bullo, no? O minacciante nascosto, quindi c'è un'aggressività che magari man mano scende dal bullismo, no? Però rimane dentro l'aggressività. Quindi i colloqui, per esempio, hanno proprio la rabbia che traspare nei confronti delle figure di accudimento è estrema in questi ragazzi. Cioè proprio sono alcuni che pensano proprio veramente a. Sono veramente arrabbiati, ma è dettato dalla rabbia, cioè non è che schieriamo i genitori, sì, quindi non è questione di come bene, ma sono veramente arrabbiati, perché questi sono quelli che il bambino arrabbiato che va a pagare perché ci sei o non ci sei, e rimangono arrabbiati e saranno spesso così anche nelle relazioni, ok, cari amici, sono di solito, parlo di estremi, questo ci dico sempre, saranno molto possessivi, gelosi, della fidanzatina, se non chiamo un giorno fidanzatina non ci deve stare l'adolescenza, ma questi ce l'hanno proprio a livelli estremi, tutto quello che riguarda le relazioni, come sentono delle relazioni, c'è, cioè, ma anche se che non è vero, anche che non è vero, la relazione sta cedendo, non lo reggono assolutamente, si arrabbiano, fanno scenario, sono veramente quelli che poi sottolineiamo una volta come dei gelosi, anche a volte a livelli anche gravi, insomma, no? Stalker, vari eventuali, insomma, no? Poi ci sono quelli che si strutturano come paranoici, cioè paranoici perché, questi sono cioè, cosa che non veramente, è una struttura veramente grave, per cui se io non posso, il senso famoso di questa relazione attaccamento è che io non posso fidarmi dell'altro, ok? Non mi dà sicurezza, è ambivalente, per cui non mi fido. Quindi se gli altri hanno difficoltà a strutturare relazioni perché è meglio che mi tengo lontano perché sono tanto sono sicuro da relazioni abbandoniche, da case di creazione, cioè ok? La figura di accudimento meno scoccio meglio è. Chi ci invece è proprio nel senso che non mi fido, non mi muovo perché non mi fido proprio, cioè non so, ok, diventi proprio di paranoia, quindi questi magari fanno seguire. Siamo più poi un adulto sullo stalker, un paranoico che segue, un geloso che controlla il telefono, che prende la macchina, vai, che segue per tutta la città, per due mesi di figli. Quindi qui siamo a livelli molto più, che potrebbero avere fasce.
assurdo, ma poi, no, vabbè, così non succede. Cioè, questi proprio niente, non è il motivo. Così sta. Non lo tirano fuori, va tutto bene, tutto ok. Sono quelli che non scocciano, non ti chiedono niente, non chiedono aiuto per sicurezza, per la maggior parte di casa, quasi sì, se è più vicino al bimbo, magari, cioè non è sempre così, ok? E allora sono quelli che quando chiedi delle figure di attaccamento, i genitori, i nonni, quelli che si sono presi cura di lui per la maggior parte del tempo da piccola, quando chiedono qua queste relazioni dicono no, ma bravi, veramente, bravi. Quindi accudisce compulsivamente tutti, non chiede mai ma accudisce compulsivamente tutti.
è a livello pratico, quindi è l'amico che c'è sempre, che viene a prendere le cose, che prende il livello comportamentale. C invece è più sul livello emotivo, ok? Quindi sono proprio troppo calorosi, proprio troppo coinvolti anche nelle situazioni emotive, ma veramente tanti, insomma, e vivono tutte le relazioni d'amore con tanta ansia, da qui in poi, perché poi, ecco, io dico che io sono per finire un po' più, vanno ripresi per i capelli, nel senso sono quelli che vengono da situazioni altrettanti, per cui abusanti anche, eh. O se chiaro, non è che, come ripeto prima, c'è questo macro foglio della figura attaccamento principale, ci sono tutti questi post-it, cioè se io ho un bambino che ho attaccamento sicuro, poi visto il caso della scuola materna ho un abuso, no? Qua cambia la realtà in tavola, Quindi, ripeto, sì, abbiamo questo foglio di attaccamento con la figura primaria, che è la nonna, che per esempio della cultura cinese, che sono stati da 12 mesi, sono i nonni che crescono i figli, non sono i genitori, le relazioni che stanno con la figura di attaccamento principale sono i nonni. Non sono i genitori. Quindi, e di come bello, di sono quelli che ritrovi poi nei carceri minorili, sono quelli che ritrovi, insomma, sono situazioni abbastanza no, veramente, quelle che sentite nei giornali, quelle gravi, ok? Oh, avanti, l'età adulta, ultima parte, abbiamo quasi finito. Com'era tutto che viene fuori un livello tutto, perché appunto questo è lo stesso slide per colleghi. Allora, chiaramente si sentono influenti, sono esperienze correlate all'attaccamento, esperienze correlate all'attaccamento che vanno in maniera tranquilla, quindi parlo dei propri incontri con le loro esperienze di attaccamento con partner, con amici, con figure primarie, con genitori, nonni, eccetera. È da notare che anche molti individui con esperienze difficili possono ricadere in questa categoria. Cioè, non so se avete mai sentito parlare, di solito ogni tanto soprattutto nei giornali, tra essere capacità di resilienza, cioè la capacità di, nonostante tutto, di venire sul bene. Questi sono studiati, sono pochi, e questi sono studiati dai miei colleghi a livello neuropsicologico, questi peccati che abbiamo messo che non tanto bene, perché nonostante quelle magari persone abusate riescono a trovare quell'angolo nella mente sano in cui si sviluppa la passa un vicino di casa, una persona sana, insomma riescono comunque ad avere un attaccamento sicuro. L'attaccamento sicuro è da dove si deve in testa. Piccoli con la stessa situazione estranea che cresce. Da dove si fa un questionario in adolescenza da professionale lavoro. Ok? E quindi le relazioni sentimentali sono caratterizzate da un passionale, quindi sesso, emozioni, livello emotivo, piano emotivo, piano sessuale, insomma sono relazioni abbastanza di solito. Soddisfacenti. Poi ci sono anche gli altri tipi, però, che ho detto tutti, e gli altri tipi sono, allora, qualcuno sente dire, ma è possibile che li trovo tutti uguali, no? C'è un motivo per cui se trovo tutti uguali, c'è un motivo, perché li riconosce voi andate quelli uguali, ok? Quindi quelli distanziati che sono quelli A, si trovano appunto, dicono che sono indipendenti, possono pure stare da soli, dicono che se ce l'ho non ce l'ho uguale, poi li ricercano, non cercano mai il conforto, sono anche quelli un po' sono fatti da me, no? E quindi magari quasi sono soli, quindi minimizzano l'importanza delle relazioni proprio, cioè dicono proprio che hanno, dicono beh uguale, io buono senza qualcuno vicino, lascio il marito, vabbè possono fare, no, allora, quando si cade, ecco, i distanziati già possono arrivare per una depressione, perché? Perché nel momento in cui vengono lasciati, ok, non hanno gli strumenti emotivi. Dicono, no, come la gestisco questa cosa? Come la gestisco? Per cui possono andare un po' in depressione, quindi magari arrivano per quello. Però per il resto hanno per esempio una forte idealizzazione, come quando raccontano, no, così va tutto bene. Quindi va tutto bene, poi dopo un anno divorziano magari, cioè proprio non andava tutto bene, cioè, sembrava una coppia ora veramente che va bene, no, va tutto bene.
Poi ci sono quelli in C, gli indischiati, e a questi quando si innamorano fanno le scintille, sempre, ok? È sempre al top, che poi lo aggiungerò a un certo punto, s'aggrappano proprio, richiedono continuamente, qua qui sto parlando veramente per estremi, e poi c'è tutto, uno può essere geloso, cioè, beh, è stata gelosia. Cioè, se io vedo un atteggiamento in compromesso di mio compagno, la mia compagna, beh, un po', voglio dire, se io vado fuori di testa perché vedo il mio compagno che prende il caffè con la collega, vado fuori di testa perché parlo con l'insegnante di mio figlio, un attimo, cioè se vado sempre fuori di testa, un po' peso automaticamente, allora lì non è che faccio così a cronica, che arriva fino a livelli estremi, fino allo stupro, insomma parliamo quasi un po' di psichiatra, ok? Quindi spesso appaiono confusi con le famiglie, ecco, questi sono quelli che loro prima hanno cambiato, per cui non si sa come raccontano delle relazioni, si fa fatica proprio a rimettere insieme i pezzi di queste storie, ok? Vanno proprio fuori dai binari. Io mi avevo sempre in parentesi perché non volevo proprio prima della volta quando mi sono lasciata, beh, non è che non sta così, diciamo, beh no, ce la faccio, sono sicura di me stessa, no, io dico uno depresso, quando uno si lascia tutta una fase proprio stabilita, standard che fa tutti la passano, a B e C, quindi poi parliamo di ripetizione, ok? Ma com'è che mi vado a trovare sempre quelli che no? Perché devo trovare sempre quelli che mi confermano? Perché ci vogliono bene, io mi vado a trovare, allora che faccio? Questo è un esempio quello che faccio sempre quando si fa tutta l'estrema gelosia o perché l'altro mi arriva a pedinare, allora dico ok, e qual è il problema di giocare? Perché lo pedinare mi rendo conto che non ci sia una gelosa. Allora questi, per paura, non questo in generale, per paura che mi lasci la persona, io gli sto sopra, per paura che mi lasci, ma stando così sopra, ti lascia. Per cui una profezia che si fa davvero continuamente, con la prima relazione, con la seconda relazione, con la terza relazione. Perché il problema non è l'altro, è possibile che mi trovo tutti così. Allora, se io non le faccio, se trovo una, fine, nel senso che se trovo uno distanziato, che è il giorno da pazzi proprio, no? L'altro sta sconversando, l'altro. Magari con i genitori, con i figli insieme, noi andiamo a vedere
io sì, però trovo un partner sicuro, comunque mi dà abbastanza sicurezza, mi dà un motivo responsivo, io non sono un tranquillo, non lo so, sono quelli che si portano dentro tutte le famiglie, sono quelli che vivono quattro generazioni nella stessa casa, sono veramente inizialmente schiavi, dicevo, sono proprio divenuti tutti insieme, fanno tutto insieme, sono i livelli esterni proprio, cioè come se uno, tante volte mi ha fatto e mi dice, non mi sono sposato, non mi sono sposato la famiglia, ok? Questo è C. È quel bambino che rimaneva aggrappato, no? È quel bambino che rimaneva aggrappato, non lo voleva lasciare, e ci rimane, fino a arrivare al figlio cronico, quello che poi fino a 50 anni sta a casa, non se ne va più via, passa con i livelli estremi, vivono proprio in maniera indischiata, non si prende una decisione, le porte stanno sempre aperte, mai chiuse, tutti vedono come gli di tutto, ma sono queste situazioni un po' così. Perché era la sua trasmissione intergenerazionale, perché quello che diamo daranno, più o meno, quello che diamo noi sono i genitori, i nonni, tutti, i maestri a scuola, tutti quanti, e poi ho messo una frase che secondo me